Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Allora, sono tornata dalle vacanze, scusatemi davvero se non ho fatto nessun tipo di video o di stories su Instagram, ho voluto proprio, come faccio tutte le estati quando sono in Sardegna o comunque vado in vacanza, stacco completamente dai social o comunque posto proprio pochissimo e ho voluto anche lasciare un attimo in stand-by il discorso video. Ovviamente io mi sono sempre documentata, per la sfortuna del mio fidanzato, su varie profumerie in Sardegna, ho voluto girare un pochettino tutte, sia quelle più di nicchia sia quelle commerciali, quindi oggi vi faccio vedere 5 fragranze che ho acquistato proprio in vacanza, a parte solo una che l'ho acquistata il pomeriggio prima di partire, e però sono tutte comprate effettivamente quando ero in ferie. Ve lo dico già, ragazzi e ragazze, sono tutte fragranze non di nicchia, a parte solo una. Sono 3 fragranze che tra l'altro si assomigliano tantissimo, però questo è un video proprio solo per farvi vedere che sono ritornata dalle ferie e quello che ho acquistato. Poi tutte le novità del caso, tutte le mie nuove scoperte, tutto ciò che riguarda formulazioni nuove, profumi nuovi, farò dei video molto ben descritti più avanti, così almeno oggi è proprio solo una chiacchiera tra me e voi che mi guardate, per farvi partecipi appunto di quello che ho trovato di raro, più o meno, diciamo che abbastanza raro, appunto in Sardegna. Ho deciso di andare in ordine di acquisto, quindi praticamente il pomeriggio in cui io sono andata in ferie, in pausa pranzo, io sono andata a fare le ultime commissioni e sono incappata casualmente in una profumeria storica della mia città che vende solo commerciale e ho voluto fare un giro ovviamente e ho trovato un piccolo tesoro. Cioè, chi mi segue sa che adoro Alien e sono sempre alla ricerca di versioni vintage e alla fine sono incappata in un piccolo tesoro, come vi stavo dicendo, e ho acquistato una versione di Alien, ovviamente marchiata con il vecchio logo di Thierry Mugler. All'inizio non avevo ben capito cosa fosse, però ho detto lo voglio assolutamente. Allora, lui si presenta in un flacone particolare. Allora, all'interno avete una piccola custodia di velluto viola, ovviamente. Dov'è la scritta? Non la trovo. Comunque, un piccolo fagottino di velluto viola. E ovviamente mi sono chiesta cosa conterrà dentro. E adesso vi faccio vedere. Un piccolo scrigno di velluto. Un po' duro. Comunque, questo scrigno contiene... magari mando avanti un po' il video... contiene un'edizione iper limitata di Alien, credo che questa sia un'annata del 2012, e hanno fatto questo piccolo scrigno microscopico, dovrebbe essere un 10 ml, e hanno praticamente fatto un flacone gioiello. Questo è stato il mio primo acquisto delle ferie, sono contentissima di averlo preso. Ovviamente, come non so se riuscite a vederlo, il flacone, il juice all'interno è... ambrato, quindi è l'alien che io amo e adoro, e questo è stato appunto un acquisto diciamo alla cieca perché non sapevo neanche cosa ci fosse all'interno e sono contentissima perché è introvabile. Ovviamente non l'ho portato in vacanza, l'ho subito acquistato e portato a casa come un piccolo reliquia, e questo è stato il mio primo acquisto, un alien vintage in questo flacone fantastico. Quando invece poi sono partita da Genova, sono arrivata direttamente in porto, ho detto facciamoci un giretto e sono andata a fare un giro perché ero veramente in anticipo rispetto alla nave e sono andata per le vie di Genova e ho trovato questa profumeria tradizionale e ho trovato veramente un gioiello. Non so se voi avete presente, ma sicuramente la conoscete, è un'attrice statunitense che si chiama Hilary Duff. Tra l'altro all'epoca, quando ero più giovane, mi dicevano tutti che assomigliavo a questa ragazza, tanto che poi mi sono appassionata, l'ho seguita, mi è piaciuto moltissimo come modo di fare, tanto che la seguo ancora su Instagram adesso che ho 31 anni, ed è proprio una bella persona. Quindi io all'epoca, quando avevo più o meno 15 anni, avevo visto tutti i suoi film, avevo anche i suoi CD e alla fine avevo acquistato anche il suo profumo. Ovviamente ho fatto fuori scatole e flaconi e non avevo più assolutamente nessun tipo di speranza di ritrovarlo perché è andato fuori produzione, lei ne ha creati 2. Si chiamano entrambi With Love, però il primo ha avuto veramente un bel successo.
E ragazzi, l'ho trovato, quando l'ho trovato mi sono quasi messa a piangere, perché so che è un flacone vintage vecchissimo ed è fatto in questo modo. Cioè, veramente pazzesco il fatto che in Italia ci fosse ancora qualcuno che lo vendesse. Pensavo fossero stati ritirati dal commercio, e quindi anche questo è stato un mio acquisto. Vi faccio vedere come si presenta la scatola, ma magari faccio un video dedicato a With Love. E lui è praticamente fatto così. Cioè, magari qualcuna di voi chi è nata magari negli anni 90 lo può ricordare. E non l'ho praticamente mai usato, anche se l'ho portato in vacanza. Allora, è molto molto ambrato come note. È principalmente caratterizzato da note tropicali, ha un'apertura curiosissima di mangostano, spero di dirlo bene, ed è, da quello che ho visto, come posso dire, simile a un dattero, un po' più dolce, che è tipo un frutto secco, quindi dovrebbe essere simile al dattero, da quello che ho letto. Il cocovolo, che anche lui non ho mai avuto a che fare con esso, ho letto che è appunto ha un sentore muschiato legnoso, spezie calde e sul fondo ambra. È un profumo che ricorda tantissimo, adesso a distanza di anni non l'avrei mai riconosciuto all'epoca perché non esisteva forse neanche, il Light Dis di Età Libre d'Orange come genere, quindi uno speziato caldo, piccantino, legnoso. Sono felicissima di averlo trovato, ovviamente batch code originalissimo. Ed è tra l'altro un'edizione del 2006, quindi una prima edizione veramente rarissima, e vi dico, l'ho comprato solo perché non lo trovavo neanche online ad un prezzo equo, però lui sono contenta di averlo comprato. Una volta che poi sono arrivata effettivamente a destinazione dove dovevo andare al mare, diciamo che sono stata molto molto fedele al mio profumo di Alien Vintage, avevo proprio voglia di utilizzarlo, non mi ha mai stancata, e devo dire la verità, mi ha sorpreso il fatto che lo volessi usare tutti i giorni costantemente, ovviamente accompagnato dalle mie creme corpo sempre di Alien. Poi c'è stata una serata in cui ha piovuto tantissimo e sono andata volutamente appunto a vedere, a fare un giro in questa profumeria artistica che c'è appunto dove sono andata al mare. E tra tutta la loro fantastica scelta ho adocchiato questo profumo solo per il nome e per il packaging. Conoscevo a grandi linee l'azienda Nicolai Parfumeur e ho acquistato il Petit Ange. È un profumo che costa pochissimo, tra l'altro, perché è un eau de cologne che però ha una buonissima persistenza, e l'ho sentito così di sfuggita perché stavo aspettando la ragazza che mi servisse, tra virgolette, e alla fine poi mi sono innamorata di lui. Lui praticamente è una colonia per bambini, si dice. E Nicolai è un'azienda francese che tra l'altro io non riesco mai a sentire perché non c'è da nessuna parte nella mia zona, e lui è un eau de cologne molto molto tranquilla. Mi piace tantissimo metterlo come base o di Alien o delle fragranze in generale molto opulente, perché lui è due note, lilla e tagete, quindi un fiorito fresco, ma nello stesso tempo ha una base di muschio bianco pulitissimo. Quindi è proprio, non è la classica colonia per bambini, anzi è un profumo abbastanza strutturato, abbastanza deciso, e lui è stato uno dei miei acquisti. Mi sembra di averlo pagato 46 euro il 100 ml, proprio perché poi quando sono uscita dalla profumeria la pioggia se n'era andata, c'era un po' di caldo, l'ho proprio nebulizzato con piacere. E i Petit Ange, tra l'altro, se vedete le recensioni, tanti dicono: ma come mai è definito profumo per bambini quando alla fine può essere tranquillamente un profumo per adulti? Quindi lui è stato un acquisto veramente azzeccato per il periodo, perché avevo poi voglia di mettermi qualcosa di soft, e come base Alien fantastica. Poi, in realtà, dopo aver acquistato Petit Ange, sono stata 2 o 3 giorni tranquilla. Poi però avevo proprio questa voglia pazzesca di andare alla ricerca di qualcosa di più vecchiotto, cioè di qualcosa di introvabile. Sapete che sono in fissa adesso con i Thierry Mugler, che hanno appunto il logo Thierry Mugler, proprio perché sto andando alla ricerca di pezzi più vecchi, tra virgolette, le prime edizioni. Tra l'altro, se qualcuno ha qualche pezzo di Alien appunto dal 2005 al 2015, mi scriva, perché sono veramente molto pallinata su questo frangente.
facendovela corta, ho voluto girare un po' tutte le profumerie della zona, più che altro le ho trovati negli acqua e sapone che avevano ancora dei fondi di magazzino. Sono riuscita a trovare due pezzi storici. Allora, il primo ve li do insieme perché li ho acquistati nello stesso posto praticamente. Sono Alien o Extraordinaire e Womanity, che avevo già, in appunto questa versione di sempre con il logo Thierry Mugler. Sono due edizioni, questa è una sempre del 2015, lui invece è un'edizione del 2012, quindi anche essa molto rara. Sono due profumi che avevo già entrambi in versione però o nuova, riformulata. Non mi dilungherò su queste due fragranze perché le conoscete. Vi farò però, come promesso, un video su tutte le riformulazioni che posseggo, perché ovviamente tanti di voi mi chiedono cosa cambia, cosa vuol dire riformulazione, che cosa cambia in un profumo, quindi sono felice di farvelo. Allora, Alien o Extraordinaire è un Alien con del Thierry, del gelsomino tunisino, delle note di tè bianco, delle note di ambra, di cashmeran, quindi è una versione di Alien estremamente luminosa, freschissima, ambrata, bellissima persistenza. Invece Womanity, che ha ancora il suo logo di acqua e sapone, Womanity invece, che cambia davvero tanto come formulazione rispetto a quella che c'è, o comunque tende ad essere sempre meno diffuso il Womanity classico, lui l'ho proprio usato solo negli ultimi giorni, infatti è quasi nuovo. Lui invece è uno di quei profumi che si odia o si ama, quindi c'è del caviale salatissimo su note di fico, note di latte di fico, foglie di fico, legno di fico, quindi è un profumo molto molto forte, salato, salino, e qualcuno dice appunto pescioso, che secondo me è sbagliato, però questi due sono due acquisti che ho voluto fare proprio per averli nella collezione, perché non potrebbero mai mancare come originali. In ultimo, sono poi arrivata alla fine della vacanza, che ho fatto poi tra l'altro tutto il viaggio, il tragitto in nave, sono arrivata poi a Savona. A Savona ho deciso di fare un giretto e non l'avevo ancora mai visto, anzi aspettavo che uscisse proprio per andare a sentirlo, anche per confrontarmi con voi, e ho trovato Alien, sempre di Thierry Mugler, no, anzi scusate, di Mugler, l'Eau de Parfum Intense, quindi Alien Goddess Eau de Parfum Intense. Lui avevo già acquistato a settembre dell'anno scorso la versione classica, non l'avevo apprezzata, poi nell'arco dell'anno l'ho rivalutata e adesso mi piace molto la versione in Eau de Parfum. Eccola qua, lui rispetto al suo predecessore ha questo liquido molto ambrato. Vi voglio fare assolutamente un video di paragone anche con il suo fratellino Eau de Parfum classico, perché sono veramente, ma veramente diversi. Dentro c'è il cocco, il bergamotto, il nostro gelsomino, ha un sacco di vaniglia, ha del benzoino e ha delle note di tè al gelsomino. Allora, lui è veramente fortissimo, a volte quando l'ho utilizzato in... oh mio Dio, scusate, cioè è veramente forte. Se voi lo mettete, io l'ho messo al mattino quando ero sbarcata a Savona, perché lui l'ho comprato fine vacanza a Savona, e mi è durato veramente tutto il giorno, ho fatto la doccia, mi è durato sulla pelle, quindi sono contentissima di questa cosa. Diciamo che non ha nulla di originale. Come vi dicevo, queste note di cocco che quasi non si sentono, io lo sento molto caramellato, non mi fa impazzire, devo ancora sperimentarlo un pochettino, devo vedere se preferisco l'Eau de Parfum o l'Eau de Parfum Intense. Al momento vi dico solo che ha un'ottima persistenza e vi consiglio, se amate quei generi di tipo profumi caramellosi, caramellati, perdonate, lui è un mix, devo ancora vedere qual è la sua prerogativa, il suo essere vera, il suo essere vero e proprio. Quindi questo è stato il mio ultimo acquisto e ovviamente non poteva mancare il flanker di Alien nei miei mille milioni di acquisti. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Scusate se vi ho proposto magari dei flanker di Alien, però sono questi i profumi che ho acquistato, quindi
per sincerità non volevo neanche mettervene di meno, perché alla fine questi sono quelli che ho acquistato, e ovviamente però ne ho visti e valutati altri e diversi. Tra l'altro mi sono arrivati dei pacchi a casa quando ero via, che ho spacchettato subito, e vi farò vedere di che cosa si tratta. Se vi è piaciuto il mio video, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!